L'Accademia di Belle Arti di Macerata conferisce il premio Svoboda al talento artistico e creativo, titolo di accademico onorario, al regista Pupi Avati. Premio conferito al regista sia per il prestigio riconosciuto al maestro in Italia e all'estero, sia per la sua genialità e in modo particolare per la sua capacità di rendere la provincia simbolo universale, mito. Sono sicuramente uno dei registi più prolifici italiani. E allora, se la creatività è anche quantità, nel senso che si esprime anche attraverso una continuità, allora sì, mi sembra un premio pertinente. Io credo, spero di avere in qualche modo un ruolo nell'aver cercato di dire quella che è stata l'esperienza mia di vita e di continuare a dirla nell'arco di 42 anni di carriera, e augurandomi che non sia finita qua e quindi che non sia un premio alla memoria, ma che sia qualche cosa che invece afferma un momento di passaggio di un percorso che non è ancora concluso. Le persone di questa parte delle Marche, forse di tutte le Marche, ma io posso testimoniare di questa parte delle Marche, si sono dimostrate capaci di un senso dell'accoglienza raro. In 43-44 film che ho fatto in giro per l'Italia, non solo per l'Italia, devo dire che mi era capitato raramente di essere accolto con tanto calore, con tanta vicinanza, con tanta voglia di essere, di essere complici di questo tipo di impresa. E quindi è molto bello, ecco, perché il cinema ha bisogno di entusiasmo. Quando lo fai a Roma, dove invece il cinema è di casa, hai quasi la sensazione di infastidire, di essere un corpo estraneo, di... Ecco, qui non, questo non è accaduto, qui arrivava la troupe, era come se arrivasse il circo equestre, era come se i bambini uscissero e arrivavano al circo e guardavano montare il tendone, vedevano le gabbie con gli animali o il clown. Ecco, c'era questo senso qua che devo dire che fa bene anche a chi fa il cinema. L'Accademia di Belle Arti di Macerata intende manifestare con questa celebrazione il proprio più vivo ringraziamento al maestro Pupi Avati per la straordinaria opportunità concessa ai nostri studenti di toccare con mano la realtà professionale che affronteranno e riconfermare le loro scelte formative con più passione e maturità. Sì, oggi abbiamo siglato con la firma di Josef Svoboda il premio e il titolo accademico onorario della nostra accademia al nostro maestro Pupi Avati, che abbiamo voluto incontrare perché lui è venuto a trovarci, come ho detto nel mio intervento, cioè ha riconosciuto il nostro territorio come uno spazio, un luogo, un tempo che potesse al meglio rappresentare la simulazione ambientale della sua ultimo film, come quindi ci ha scelto come location. Il premio che è stato consegnato racchiude in sé tre titoli. Uno è riferito alla persona, l'altro è riferito al talento e il terzo, il più significativo, che sottoscrive proprio il radicamento dell'artista al territorio, è l'investimento sociale della figura professionale che viene accreditata. Qui all'Accademia delle Belle Arti un talento artistico come Pupi Avati, perché questa scelta? Ma è una scelta che riafferma una presenza negli ultimi 40 anni del cinema italiano, riafferma tutto ciò che l'Accademia esprime per il talento artistico sostanzialmente, concetto che racchiude in sé tutta una serie di motivazioni vere. Un orgoglio anche per gli studenti che sono stati coinvolti in primis. Quando sono rientrati da questa esperienza erano entusiasti e tutto ciò rientra in un concetto che noi abbiamo di formazione, vale a dire un concetto che mette insieme la preparazione teorica, storica, filosofica, ma anche e soprattutto la possibilità di potersi confrontare da subito, dall'inizio del cammino dei studi, degli studi col mondo del lavoro, quello vero, quello più autentico.
Questa opportunità ha avuto un valore nello svelamento dei caratteri primari del nostro territorio, di originalità paesistiche e di campanile, divenute nell'immaginario filmico un tutt'uno di appartenenza al territorio Italia. Grazie all'Accademia, alla sua continua scommessa verso la creatività e verso l'arte, oggi un particolare piacere ospitare qui a Macerata Pupi Avati per la sua professionalità, per la sua grande creatività come artista, come sceneggiatore, come regista, quindi è un riconoscimento più che dovuto da parte della realtà artistica cittadina anche, e siamo veramente felici di averlo. Io penso che il suo messaggio i giovani l'hanno ascoltato, perché ci interessa che siano i giovani a recepire questo messaggio di valore. E il valore qual è? Non è uno Stato, non è qualcuno che ti raccomanda, non è qualcuno che ti presenta. Devi fare affidamento sulla tua capacità di sacrificio, di creatività e di genialità. Motivo di orgoglio soprattutto il valore di un personaggio che nella sua lunga carriera, che ha attraversato un pezzo di storia importante del nostro paese, ha valorizzato attraverso le sue opere, i cortometraggi, i film, i documentari, il ruolo della provincia, della marginalità, il ruolo di tutti coloro che magari spesso sono emarginati, che non sono protagonisti della vita sociale.